L'interiorità sembra essere ormai un non luogo per l'uomo contemporaneo. È d'accordo con questa affermazione? E qual è l'elemento del pensiero comune che ha reso possibile questa spogliazione di se stessi in quanto luogo peculiare da frequentare attivamente? Una bella domanda, ben redatta. Credo di capire bene ciò che vogliamo dire quando parliamo della difficoltà a cogliere l'interiorità di chiunque oggi. È un po' ciò che chiamo il decentramento. È evidente che nell'era della comunicazione, come si dice, siamo ovunque tranne che in noi stessi. Possiamo avere un'immagine molto concreta di questo osservando le persone davanti alla loro televisione o in metropolitana con gli auricolari. Sono sempre altrove, non è vero? È un altrove generalizzato che evidentemente lascia un dubbio sulla nozione di qui. Di fatto, l'interiorità presuppone anche un rapporto profondo nei confronti degli altri. Dubitare del posto dell'interiorità oggi è anche dubitare della capacità di stabilire delle relazioni con gli altri, che è l'altro lato della medaglia. Ciò denuncia una realtà incontestabile e tuttavia limitata. Penso comunque che non siamo ancora giunti al momento in cui potremo avere un dubbio completo sull'interiorità. È una domanda complicata perché possiamo legare questo alla corrente intellettuale che relativizza l'esistenza del soggetto in quanto soggetto pensante a partire dal quale si costruisce il senso, mentre possiamo considerare al contrario che c'è interiormente all'esistenza di qualsivoglia soggetto una partecipazione a un già qui, al simbolico, alla relazione che ci predetermina e che può anche dare un dubbio sull'autonomia del soggetto. Anche qui si tratta di analisi giuste, ma la cui portata mi pare sia limitata. Per considerazioni che sarebbero quasi di ordine politico, starei per dire, se non c'è un soggetto politico tutto è possibile, tutto è permesso. È stato scritto a volte, se Dio non esiste, tutto è permesso. Non lo credo affatto, perché non credo che Dio esista e non credo per questo che tutto sia permesso. Ma se l'individuo non esiste, in un qualunque modo, allora tutto è permesso, vale a dire, è la barbarie. Allora resterebbero da definire le condizioni alle quali possiamo, e la misura nella quale possiamo, definire un soggetto individuale, politicamente parlando e psicologicamente parlando. Un vasto programma. Il problema dell'interiorità è un po' diverso. Si tratta di sapere se abbiamo una vita interiore, se abbiamo una vita di riflessioni. Senza dubbio, nella società dei consumi, che è molto dura per coloro che non hanno i mezzi per consumare sufficientemente, la pressione dell'esterno è tale che in effetti non credo che quotidianamente le persone siano in grado di riflettere sul senso della vita e della morte o su quali siano gli alleati della loro evoluzione interna. Ma sono infelici, soffrono, sono malati. In Francia si consuma un numero di calmanti enorme. Si può dire che attraverso le patologie dell'individuo c'è qualcosa dell'interiorità che comunque si mostra, qualcosa della crisi dell'interiorità, della difficoltà ad accedere pienamente a quella riflessione intima che è indissociabile dalla relazione con l'altro. Ho risposto a tre domande per volta, insomma. Vorrei solo aggiungere una domanda. Può non rispondere se non vuole. Lei come affronta quotidianamente questo tipo di questioni, le domande esistenziali? De façon quotidienne. Quotidianamente.
Non lo so, è complicato. Faccio come tutti, vivo. Ci sono delle scadenze a breve termine, quindi non si è perpetuamente nella riflessione sul destino ultimo. Non potremmo del resto, sarebbe una vita insopportabile. Sa, ci sono osservatori che hanno fatto notare che la maggior parte della gente non è costantemente nell'atto di porsi queste domande, ed è una vita migliore, è meglio così. Forse l'età porta qualcosa. Esito a dire questo perché fa molto vegliardo e soprattutto è un po' un luogo comune, l'esperienza dell'età. Io nutro molta ammirazione per gli stoici, per gli epicurei, il pensiero antico. Credo che di fatto, con una certa economia di mezzi, senza alcun appello a qualsivoglia trascendenza, abbia risposto a un certo numero di domande. Mi sforzo di essere saggio. L'educazione si sta standardizzando. La tendenza è quella di considerare cultura tutto ciò che è applicabile a l'arte e la filosofia, come anche le scienze pure, cedono il passo alle discipline economiche e alle ingegnerie. Secondo lei la cultura può correre il rischio di diventare un non luogo? E a partire da quali condizioni potrebbe ripartire un'educazione che non sia solo una semplice serie di informazioni utili? È una domanda enorme. Sì, diventa un non luogo, è assolutamente possibile in sé, nel senso che si direbbe che non c'è, che si mira a un'utilità immediata, eccetera. Ci sarebbero molte cose da dire, sono persuaso che la cultura in senso storico, profondo del termine, compresa la pratica del latino e del greco, insomma, sono persuaso che tutto questo arricchisca molto e che più si arricchiscono gli individui, meglio si presenta la società, anche da un punto di vista economico. Sono sicuro che si commetta un errore considerevole tecnicizzando l'educazione e senza consacrarvi somme di denaro tali per cui sia possibile prendersi carico di coloro che non godono dell'appoggio di un ambiente familiare per acculturarsi, appunto. È in questo senso che parlo di utopia dell'educazione. Ciò detto, la situazione è tale per cui siamo obbligati a parlare in termini rivoluzionari o utopici per rovesciarla. Cioè, senza disprezzare tutti gli sforzi locali e relativi che possono essere fatti, tanto meglio se lo sono, temo che essi siano insufficienti. Un'ultima domanda. Lei ha parlato del rapporto fra arte e territorio. Artisti come Edward Hopper, Jack Kerouac, Paul Auster e molti altri hanno saputo vedere in modo poetico la città e l'antinomia che talvolta la caratterizza. Secondo lei cosa trasforma un non luogo nel paese della poesia? Le regard. Lo sguardo. La poesia viene sempre da coloro che la fanno. Del resto è questa la parola, poiein, fare. Non c'è atto più volontario e pragmatico di quello del poeta. Non credo esistano luoghi più poetici di altri. Ci possono essere luoghi scoraggianti, ci possono essere ambienti un po' sinistri, ma anche quelli possono dare luogo a poesia. Allora credo che ci siano persone che sono più tentate di altre dallo sguardo poetico. Quindi il luogo da frequentare, ancora una volta, siamo noi stessi, anche per la poesia? Sì, certamente. Cioè, non si può dare una ricetta per la poesia. La poesia può essere ovunque, può essere nel tempo, nel ricordo, nell'immaginazione del futuro, può essere nella banalità del quotidiano. So bene che viviamo difficilmente oggi, in calendari e ritmi e ambienti che sono talvolta un po' faticosi, un po' pesanti. Bisognerebbe tentare di alleggerire tutto questo.
ma la capacità di poetizzare le cose può sempre esserci. Sì, può sempre esserci. Non so se tutti abbiano la fortuna di sentire questo, ma può essere un mezzo per lottare contro la disperazione, perché non abbiamo la scelta di cercarlo altrove, se non là dove noi siamo. Ma non è ancora sufficiente. Non è sufficiente essere poeti perché la vita sia sopportabile.